fiocco azzurro per il popolare interprete di tante fiction e film. Primo Reggiani è diventato papà per la prima volta. L'attore, classe 1983, ha annunciato la nascita del suo primogenito al quale è stato dato il nome di Romeo. Un nome sicuramente romantico e sempre attuale, che vuol dire originario di Roma. Un nome che si è diffuso nel Medioevo e che ha avuto grande successo dopo l'opera di William Shakespeare Romeo e Giulietta. Primo settembre 2021 è nato l'amore della nostra vita. Benvenuto Romeo, ha scritto su Instagram Primo Reggiani, postando una romantica foto insieme alla compagna Federica. Il bambino è dunque venuto al mondo lo scorso 1 settembre, ma solo dopo una settimana la coppia ha scelto di comunicare la notizia. Il post di Primo Reggiani ha subito fatto il pieno di like e commenti di auguri e congratulazioni. Tanti i messaggi dei VIP quali, Francesco Arca e la compagna Irene Capuano, Laura Chiatti, Sara Zanier, Vittoria Belvedere, Giulia Elettra Gorietti, Francesco Montanari, Nina Zilli, Jane Alexander, Neva Leone. Primo Reggiani e Federica stanno insieme dal 2019 e pochi mesi dopo il primo incontro sono andati a convivere. La ragazza che ha reso l'attore padre non lavora nel mondo dello spettacolo, è un'estetista e massaggiatrice. Un lavoro completamente diverso da quello di Reggiani, che si è detto contento di questa differenza. A detta dell'interprete, svolgere attività differenti è uno stimolo in più per la coppia. In passato Primo Reggiani è stato legato a diverse donne famose, in particolare ha vissuto lunghe relazioni con l'attrice Martina Stella e l'ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo. Due amori vissuti sempre sotto i riflettori nonostante l'antipatia di Primo per il gossip. Oggi, grazie all'incontro con Federica, Reggiani è completamente lontano da paparazzi e malelingue. Se Primo Reggiani diventa papà per la prima volta solo adesso, le sue ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno già messo su famiglia. La bionda attrice che ha amato il collega dal 2008 al 2011 è diventata mamma della piccola Ginevra nel 2012. Frutto dell'amore con l'airstylist Gabriele. Martina è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia dal quale aspetta il secondo figlio. Anche Costanza Caracciolo si è realizzata nel privato dopo la fine della sua liaison con Primo Reggiani. L'attore e l'ex velina di Striscia la Notizia sono stati insieme dal 2014 al 2016. I due si sono lasciati a un passo dalla convivenza, secondo i gossip l'attore si è tirato indietro all'ultimo. La Caracciolo si è poi rifatta con Bobo Vieri, che ha sposato in gran segreto nel 2019. Dall'ex calciatore ha avuto le figlie Stella e Isabel.